Bentrovati amiche, eccoci qua con un nuovo appuntamento settimanale del vlog di Giulia Stila le Forme. Io vi ricordo che sono Giulia, sono di Roma, ho 45 anni e nella vita mi occupo del mio negozio dedicato alle curve. Questo vlog di questa settimana vi vuole introdurre in un discorso un po' particolare del quale io sono stata estremamente incuriosita in questi ultimi mesi. Parliamo dell'armocromia. L'armocromia è uno studio, ve la faccio molto breve ovviamente, perché non sto qui a fare lo spiegone, è lo studio dei colori su di noi, sulla nostra vita, sul nostro incarnato, sulla nostra pelle, sul nostro colore di capelli. Quindi io mi sono affidata ad una professionista ovviamente e ho fatto l'analisi del colore per ciò che riguarda il mio visotto. È stata un'esperienza davvero bella. Pensavo di poter fare diversi video durante la seduta, invece sono stata in qualche modo catturata, ma veramente, e infatti poi alla fine ho dovuto chiedere alla consulente se le andasse di fare un piccolo riepilogo per farvi capire quello che abbiamo fatto. L'armocromia è una tecnica usata già dagli anni 70 in America e veniva usata sulle dive, quindi per farle apparire sempre molto belle, curate, truccate e vestite con i colori giusti. Io oggi ci ho provato, ho seguito i consigli della consulente. E vi spoilerò subito che sono una summer cool. Vi metterò nel corso di questo vlog anche una magari un'immagine che va proprio a farvi vedere quali sono i colori della mia palette. E si chiama così, si chiama palette. E i consigli, magari vi dico qualche consiglio che mi ha dato appunto la consulente. Però intanto vi faccio vedere un po' quella che è stata la mia esperienza di quel giorno. Ciao a tutte amiche, buon pomeriggio. Allora, oggi sono riuscita a ritagliarmi un'oretta e mezza per me, sono strafelice per questo e vi porto con me a fare una cosa molto molto particolare che sognavo da tempo, finalmente sono riuscita ad organizzarmi. È una seduta di armocromia, quindi andiamo a giocare un po' con i colori della mia pelle, insomma del mio incarnato, eccetera, eccetera. Per la seduta di armocromia mi è stato chiesto di indossare una maglietta bianca e ho preso la più bianca che avevo nell'armadio oggi e niente, vi porto con me in questo viaggio, ok? A tra poco. Allora, eccoci qua, adesso vediamo un attimo il mio sottotono. Sì, andiamo a vederlo adesso con i drappi metallici. Quindi vediamo prima con il drappo argento, che come vedi, come abbiamo già visto un attimo fa, diciamo il colore freddo ti rappresenta e ti illumina, e invece l'oro va proprio ad incupire, ad arrossare, non valorizza. Guarda un po' che succede nel momento in cui io tolgo il drappo dorato, comunque diventi tutta Stupenda, luminosa. Eh sì. bellissima. Dopodiché ci possiamo andare a vedere il contrasto, ovvero quanto contrasto c'è nel tuo mix cromatico. Quindi qui non parliamo più soltanto della pelle, parliamo proprio del mix pelle, occhi, capelli. Al posto dei capelli guarderemo le sopracciglia e quindi ci andiamo a vedere un contrasto molto alto e lo confrontiamo con un contrasto più basso. Notiamo infatti che qui nessuno dei due è particolarmente rappresentativo per te, nel senso che questo è eccessivamente forte, va a sovrastare proprio i tuoi colori, mentre questo quasi un po' se li porta via, da un po' pochino. Quindi per questo motivo il contrasto sarà intermedio. Parliamo sempre dei contrasti presenti nelle fantasie, ovviamente. Dopodiché andiamo a valutare l'intensità cromatica grazie ai verdi. Faremo, diciamo, un confronto tra il verde freddo della stagione estate, verde salvia polveroso, e il verde bosco dell'inverno. Sebbene vadano bene tutti e due, effettivamente, perché sono due colori freddi, il verde dell'inverno ti incupisce un pochino, indurisce un pochino i tuoi colori, che invece risultano essere valorizzati da un verde un po' più delicato. Perfetto, e quindi abbiamo scelto questa Esatto. palette che si chiama Estate. Estate.
Quindi quando mi dite Giulia sei luminosa è perché ho scelto finalmente un colore giusto da indossare. Sì, perché poi i colori giusti è vero, ci illuminano, ci rendono la pelle più levigata, più compatta, in generale, proprio anche a livello di texture, della pelle. Ah, oh, mi sono persa un Mettiamo direttamente quello che mi sta meglio, dai, Sì. stupiamole. Vi sto facendo fare uno spiegone perché in realtà la seduta l'abbiamo fatta in maniera più concentrata perché mi piaceva farvi vedere quanto è bello scoprire il mondo dei colori. Eccoli qua. Bellissimo. No, è mio. Da oggi in poi mi vedrete vestita solo così al Solo negozio, eh? blu. Solo blu. Se non sono vestita di blu, contattate lei e glielo dite, così Esatto. poi ci frusta. Esatto, esattamente. Vediamo l'ultimo Ok. con la tua cornice di riferimento. È Eccoci qua, bellissima. che sono i tuoi colori. Estate cool. E qua lei è stata molto molto carina da intanto darmi una palettina proprio della Summer Cool dove trovo dei bellissimi consigli per il mio armadio. Qua abbiamo detto i capispalla, gli accessori, i gioielli, vedete c'è l'argento e anche consigli sul trucco. Anzi, mi ha fatto vedere un sacco di cose stupende proprio sui trucchi, cioè nel senso toccando veramente il trucco. Grazie. Grazie a te. Eccoci di nuovo qua, spero che questo pezzo, questo frame della mia esperienza vi sia piaciuto e in cosa ho seguito i consigli della consulente oggi. Ad esempio, ho tolto il nero. Nella mia palette il nero non è presente ed effettivamente facendo poi le varie prove colori come avete visto sul video poco prima, il nero andava un po' ad esaltare quelli che erano i miei difetti, magari delle discromie oppure delle bollicine sul viso venivano più evidenziate. Mi ha suggerito, si sa, noi i corpi un po' più burrosi ci andiamo un po' a rifugiare nel colore scuro e quindi lei mi ha suggerito in base alla mia palette magari di iniziare un po' con il blu. Infatti oggi ho tenuto fede al suo consiglio e ho indossato una maglia blu. Oppure sul trucco mi ha detto di usare per lo più i toni sul rosa. Vediamo se si vede effettivamente negli occhi e sulle labbra e anche sul blush mi sono tenuta un po' più sul rosa. Questi consigli mi sono stati dati anche per gli accessori, per i capispalla. È stata veramente un'analisi molto completa. Io ve la consiglio, cioè se avete la possibilità di farlo, ovviamente ve la consiglio e altrimenti potete introdurre il discorso come ho fatto io. Io inizialmente ho letto dei testi, ne ho trovato uno molto interessante di Rossella Migliaccio e vi metterò anche una fotina, magari riesco a farlo apparire qua da qualche parte del libro che ho iniziato a leggere io e che mi ha veramente aperto un mondo, insomma, affascinato sul discorso dell'armocromia. Per ora basta chiacchiere, che in questo video ne abbiamo fatte davvero tante. Vi auguro una fantastica settimana e magari ci vediamo domenica prossima. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Ciao!